Vi è mai successo essere stati discriminati perché avete una borsetta e siete uomini? Beh, questa non è una borsetta qualunque, perché questa è una borsetta che vi potete togliere. La potete aprire e tirar fuori la vostra Stetschkin APS. Poi, andandola a richiudere, potete montare la vostra, una volta borsetta, trasformata in un calcio. E avete un'arma automatica con 20 colpi. Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad, sparo e so cose. Quello che abbiamo oggi, come già menzionato, è la Stetschkin APS. La Stetschkin APS è una pistola mitragliatrice, potremmo dire, sovietica, che nasce negli anni 50 e nasce con un intento molto specifico. L'Unione Sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva un grosso programma di riarmamento e già abbiamo visto queste varie armi sul canale, come ad esempio l'RPD, la K e l'SKS. Questo programma, però, andava a fare una cosa abbastanza significativa. Andava di fatto ad escludere dall'utilizzo i mitra, siccome i mitra sarebbero stati sostituiti con la K, appunto. C'erano però tantissime truppe, come per esempio gli equipaggi dei mezzi, che siano carri armati o veicoli blindati, autisti di camion, che avevano bisogno di un'arma da difesa, quello che noi chiameremo una personal defense weapon, che non fosse grossa come una K o altre armi. Avevano bisogno di qualcosa di compatto, ma che potesse dare più potenza di fuoco di una normale pistola. E avesse anche una gittata superiore, una gittata pratica ovviamente, superiore a una normale pistola. Così, parallelamente con lo sviluppo della Makarov, e questa pistola riprende tantissimo dalla Makarov, vedremo esattamente come, venne sviluppata specificamente per appunto questo genere di persone, queste persone che hanno bisogno di un qualcosa che è un po' più di una pistola, ma almeno di un Kalashnikov, questa pistola automatica. L'idea, ecco, di dare qualcosa di compatto si tradusse in questo esempio. Questo perché è più o meno compatto, perché possiamo rimuovere il calcio, che è anche, come abbiamo visto, un semplice contenitore per trasportare l'arma. Lo posso attaccare alla cintura, lo posso mettere semplicemente al collo ed è veramente poco ingombrante, obiettivamente. Però, ovviamente, estraendo l'arma, che ha un bel caricatore da 20 colpi, montando qua sul retro, mi sbaglio ogni volta la direzione in cui va montato, ho praticamente un piccolo mitra, perché questa in teoria può sparare in automatico. Un piccolo mitra o una piccola pistola molto stabile, con tra l'altro mire che raggiungono i 200 metri, perché era questo il requisito, che l'arma fosse, avesse una gittata utile di 200 metri, per poter uscire dal mio carro armato rotto, per potermi difendere se sono un autista di un camion, per esempio, e avere una potenza di fuoco maggiore o superiore a una semplice pistola, che doveva essere la Makarov, che come sappiamo è una pistolina molto bella, sono stato molto impressionato da questa pistola, ma è pur sempre una pistola. Questo è una pistola, ma qualcosa di più in teoria. Questa idea della Stetschkin, o di fare una pistola con un calcio, non è affatto la prima volta che viene fatto nella storia. Anzi, oserei dire che la Stetschkin è una delle ultime pistole nella storia che utilizza questo sistema, che va a esplorare questa idea per realizzare un'arma del genere. Banalmente, tantissimi revolver nel vecchio West avevano un calcio per un tiro più stabile, e notoriamente quasi tutte le pistole che appaiono a fine dell'Ottocento e inizio Novecento hanno il calcio. Forse l'esempio più noto è la Mauser C96, che proprio per questo motivo venne adattata e utilizzata soprattutto in Spagna e in Cina, pensate, con un caricatore da 20 colpi, modificata in automatico, e con un calcio leggero, un calcio che era anche riutilizzabile come una fodera, o meglio una fodera utilizzabile come un calcio, per renderlo essenzialmente un piccolo mitra o una personal defense weapon. Questo concetto onestamente non ebbe tantissimo successo. La Stetschkin venne sì utilizzata in questo ruolo, ma quando fu possibile e quando apparve, venne essenzialmente sostituita dall'AKS-74U. Anch'esso l'abbiamo visto, e l'abbiamo visto sul canale. Un po' più pesante, un po' meno compatto, ma la potenza di fuoco e la comodità di utilizzo ovviamente superiore. Come vedete, di storia non ce ne sta tantissima su quest'arma, quindi spostiamo la telecamera e vi raccontiamo da vicino le sue caratteristiche, il suo funzionamento, perché nasconde parecchie cose interessanti, e poi ovviamente faremo una bella prova. La Stetschkin APS è una pistola semiautomatica o automatica, quindi a fuoco selettivo, che ci si presenta
per molte sue caratteristiche come una grossa Makarov. Non è un caso, è stata sviluppata sulla Makarov, è stata introdotta insieme alla Makarov e c'era una certa idea di renderla più simile possibile, anche per addestrare più facilmente la grossa massa di soldati dell'Unione Sovietica che avrebbero dovuto ricevere quest'arma. Diamo prima un'occhiata alla fondina di legno, qui ho un grosso pulsante che mi permette di aprire qua dentro, posso inserire la mia arma, il mio caricatore sbucherà qua fuori. Come vedete, posso ovviamente andarlo a richiudere. Ho questo grosso cinturone che mi permette di portarlo al collo. Posso anche agganciarla con questa molla di metallo stampato alla cintura. Qui invece ho il sistema di attacco che viene tenuto semplicemente da questa piccola molla e questo dente che va a innestarsi, come vedete. Di nuovo, per inserire il calcio, questa è la direzione giusta, lo faccio scivolare. Rimuoverlo. Ecco fatto. Diamo bene un'occhiata invece da vicino alla pistola. Tra l'altro è una grossa pistola e molti dicono esageratamente grossa. Io non ho le mani particolarmente alti per la mia statura, ma vi dirò, da maneggiarla già mi piace, perché è abbastanza leggera e scarica, questo è vero, ma non è troppo pesante. Ci si aspetta una pistola più pesante per queste dimensioni, onestamente. E mi entra perfettamente in mano. Cioè, mi sta piacendo come pistola, tra l'altro. Vedremo alla prova a fuoco perché sono assai curioso. Da questo lato abbiamo il selettore, purtroppo questa è una versione, la Polonia ha un po' di leggi strane che vi spiegherò magari in un video futuro. Le armi automatiche sono legali ma non per tutti. Questo è il selettore dell'automatico bloccato perché così una certa categoria di persone può acquistarla. E questa è la posizione di fuoco, questa è la sicura. La sicura che come la Makarov che deriva dalla Walther PPK, vedremo che è anche una batticane. Esattamente come la Walther PP e PPK, esattamente come la Makarov. Abbiamo poi la leva dell'hold open, che ovviamente mi permette poi di andare a chiudere il carrello otturatore. Questa ovviamente è un'arma a massa, non ha alcun sistema di chiusura, è 9 mm Makarov, non serve veramente un sistema di chiusura. Sotto ho questo sgancio per il caricatore. Posso levarlo, è un grosso caricatore bifilare a presentazione alternata, come vedete, non è a presentazione singola come la maggior parte delle pistole. Come quello della Makarov è molto aperto e mi permette di vedere quante munizioni caricate, questo prende 20 munizioni, 20 colpi, che negli anni 50 sono tantissimi per una pistola, se ci pensate. Quale altra pistola avrà una tale capacità? Le Browning High Power neanche ci arrivavano a 20 colpi, è probabilmente la pistola più capiente dell'epoca. Notiamo ancora gli organi di mira, che è questo mirino qua davanti, questa tacca di mira dietro, tacca di mira che è regolabile, 25, 50, vediamo chiaramente il numero 100, e come da requisito per l'adozione di quest'arma 200 metri. Continuando a ruotare tornerò ai 25, che sarebbe l'impostazione più realistica probabilmente. L'arma ovviamente spara come ogni pistola, perché è più una pistola che un mitra, questo da otturatore chiuso. Muovendo il selettore, questa purtroppo, ripeto, faremo una prova soltanto in semiautomatico, perché questo è un modello semiautomatico, ma posso selezionare in teoria qui l'automatico. E lo scatto il grilletto in doppia azione, davvero pesante. In azione singola non è dei migliori, ok? Ergonomicamente mi piace, il grilletto è veramente atroce. Questa è un'altra bella produzione, 1955, lasciate stare questa etichetta che era un'altra etichetta del prezzo, questa l'ho rubata al negozio qua. Smontarla. Sappiamo come si smonta una Makarov? Avete visto il mio canale? Siete ormai esperti? Vostra mamma vi chiede perché sapete smontare una Makarov? La Stiechkin si smonta allo stesso identico modo. Aiuta ad avere il cane armato, possiamo levare, attenti a non premere il grilletto, abbassare la guardia del grilletto che non ci esce completamente, ha un sistema di connessione meccanica, la Makarov proprio esce fuori, ma in tal modo possiamo far arretrare l'otturatore e sollevandolo esattamente come quello della Makarov, ditemi se non è una Makarov all'interno, abbiamo la canna fissata proprio pesantemente con saldature non rimuovibile, esattamente come la nostra ormai familiare, che mi è piaciuta tantissimo, Makarov, una grossa molla di recupero, perché un'arma a massa deve avere una grossa molla di recupero, e il carrello otturatore, che ci sembra poco massiccio qua dietro, ma è più massiccio quasi qua davanti. Notiamo chiaramente l'espulsore che sbuca qua fuori. Una cosa interessante che purtroppo... Fatemi vedere se riesco a trovare un cacciavite. Eccomi qua con
cerca fase, in realtà dovrebbe restare, perché i pannelli qui dell'arma, il grip dell'arma, nasconde il sistema di riduzione del rato di fuoco, quindi posso andare a svitarlo. Eccola qua, la grossa vite che teneva queste cose insieme, attenzione a non perdere. Posso rimuovere una guancetta, l'altra guancetta. Come vedete, ho rimosso le guancette alla ricerca del sistema di riduzione del rato di fuoco. Non l'ho trovato. Nella conversione asimmetromatica hanno rimosso il sistema di riduzione di rato di fuoco, che mi pare un po' strano, ma vi giuro che stava qui una volta. Quindi l'ho un po' scheletrizzata in questo momento. Ora vado a rimontare le guancette che ho levato per farvi vedere questa cosa. Per levarle semplicemente le appoggiamo, la rimettiamo proprio così, inseriamo la vite che va da parte a parte, la possiamo stringere. E ora, molto semplicemente, esattamente come la Makarov, ho detto 100 volte questa parola, la vado a reinserire la molla intorno alla canna, la tiro più indietro che posso. Semplicemente l'arma è rimontata, molto semplice. Beh, penso che non ci resta nient'altro. Allora, carichiamo il nostro caricatore bifilare, facilissimo da caricare, questa è una bella cosa dei caricatori bifilari a alimentazione alternata, perché a presentazione singola è un po' più complicato. Ovviamente 8 mm Makarov, una munizione che sto imparando davvero ad amare. Molti la sottovalutano, ma è una munizione davvero fantastica. Non lo carico tutto perché voglio provarlo. Ci sta anche la figlia del proprietario che vuole provarlo. Prima la proviamo semplicemente con una pistola, semplicemente a due mani, e vediamo un po' come va come pistola. Poi le montiamo il calcio e la riproviamo in quel modo con il calcio. Che ne dite? Ok, l'arma ovviamente all'old open. Possiamo adesso provarla con il calcio. Vi dirò, parecchio controllabile. Il grilletto non è affatto dei migliori, ma il grilletto è atroce comunque. Già l'ho detto, quindi forse anche questo è il problema. Lo scatto anche in azione singola non è dei migliori. Ora, per montare il calcio ovviamente deve essere qua chiuso. Possiamo andarlo a inserire da sotto. E ho questo piccolo pacchetto. Inserisco il caricatore, hold open. Un piccolo malfunzionamento, ovvero non ha voluto correttamente incamerare il colpo. Ah, ecco, sono rimasti due nel caricatore. Li riproviamo giusto giusto. Ok. Con il calcio è estremamente stabile. L'unica cosa è questo calcio è molto corto, quindi non è affatto comodo, è stabile ma corto e poco comodo. E l'impressione è che quando, ecco, con il calcio si riesce a mirare un po' meglio, questa cosa mitigata. Il gruppo è più o meno lo stesso, ve lo farò vedere, ma i colpi sono finiti un po' più in alto. Sarà che con la pistola serve un po' di forza per spararci, vado un po' di colpi in giù. Con un po' di pratica si corregge questa cosa, ma per adesso sono onestamente impressionato da questa pistola. La Stiezkin mi ha sorpreso positivamente, devo dire. Non è perfetta perché ha alcuni difetti dei quali un po' discusso,
il grilletto è abbastanza duro, è un po' difficile da usare, le mire in realtà non dei migliori, si è visto anche con la mia performance sulla carta, ma d'altra parte l'ho trovata molto confortevole nella mano, anche se obiettivamente è una pistola grossa, quindi se voi avete delle mani grosse non vi piacerà, semplicemente. Però se ci penso, come dire, una conclusione, negli anni 50 avere una pistola con un caricatore bifilare da 20 colpi che cade bene in mano, non c'è tanta altra scelta in realtà di pistole. E penso onestamente che se dovessi scegliere una pistola degli anni 50 o 60, la Stiechkin APS sarebbe la mia scelta. Perché, ecco, nonostante i difetti che si possono correggere con la pratica, quelli del grilletto e quelli delle mire non delle migliori, è una pistola ben bilanciata, confortevole, con una enorme capacità, anzi con una capacità che nessun'altra pistola di quell'epoca ha, una munizione del tutto decente, anche perché io non sono uno che ha il culto della munizione, come purtroppo molti hanno. Quindi sì, è una buona pistola e sono veramente positivamente sorpreso. Grazie a tutti per aver visto questo video. Come sempre vi ricordo che queste cose sono rese possibili dal vostro supporto e dai miei Patreon. Ci vediamo alla prossima!